Sono dei punti da cambiare. La prima cosa, semplificare le procedure attuali per poter entrare nei ruoli. La riforma prevede ben 5 esami per poter entrare e diventare insegnante. Per diventare professore universitario ce ne bastano 2. Quindi semplificare queste procedure, dare certezza a chi entrerà nelle scuole di specializzazione di entrare nei ruoli. Ma nel frattempo non dimenticare la questione del precariato. Un concorso per 30.000 posti all'anno non risolve l'attuale gestione del precariato, la denuncia che abbiamo portato come anni in Europa, cioè il fatto che abbiamo 200.000 precari che sono sempre abusati dallo Stato nei contratti a termine. Lì la nostra proposta è semplice, quella di garantire contestualmente a questo nuovo percorso semplificato, garantire a chi è in prima e seconda fascia dell'EGPS di essere assunto e nel caso in cui non abbia l'abilitazione perché è in seconda fascia di conseguire la specializzazione durante l'anno di prova. In questo modo noi avremo finalmente quegli insegnanti che insegnano i nostri figli in un percorso che li porta nei ruoli specializzati, ma nel frattempo avremo pure più giovani che possono entrare e aspirare all'insegnamento con un percorso certo che li porti nei ruoli. Se non si risolve questo nodo politico sulla riforma è difficile pensare di firmare il contratto. È iniziato uno stato di agitazione, oggi ANIEP in piazza, gli altri sindacati rappresentativi oggi iniziano uno stato di mobilitazione, quindi è tutto il mondo, i sindacati di base sono in piazza qui oggi con ANIEP, quindi è evidente che tutto il mondo della scuola è contrario a questa riforma. Se non ci saranno cambiamenti in questa riforma sarà difficile andare a sedersi in Arana per poter firmare il contratto. Quindi chiediamo del buon senso anche per quanto riguarda la formazione obbligatoria. Il concorso pubblico è previsto dalla Costituzione, ma la nostra Costituzione dice anche di rispettare le norme europee. L'Europa dice all'Italia basta abuso dei contratti a termine. Ce lo ha detto quando ANIEP ha fatto la denuncia in Corte di Giustizia Europea, quando l'ha fatta al Comitato Europeo dei Diritti Sociali, quando l'ha fatta al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. Quindi il governo non può fare quello che ritiene più opportuno, deve fare quello che è più giusto. Ci vuole un doppio canale di reclutamento. Da una parte assumiamo con dei concorsi, ma che a questo punto con le scuole di specializzazione sarebbero inutili, perché se tu ti specializzi per insegnare già fai un concorso per entrare e quindi è inutile fare un concorso dopo. E poi però dall'altra parte i precari faranno un esame di Stato, se è questo che chiede il governo e la maggioranza, lo faranno però all'interno del percorso della scuola di specializzazione, a condizione che però il contratto poi venga trasformato a tempo indeterminato. Più che eccessiva è una misura incoerente, in tutta Italia è scomparsa la mascherina, abbiamo sentito dire che persino in discoteca si può non usare la mascherina, allora ci chiediamo com'è possibile che a scuola ci sia bisogno della mascherina, forse le scuole oltre alle mascherine avrebbero bisogno di aule ventilate e quindi di sistemi di ventilazione, non con le finestre sole aperte, avrebbero bisogno di un protocollo sulla sicurezza che non è stato firmato dai sindacati, perché noi stiamo facendo lezioni oggi, ancora oggi a scuola non in sicurezza, non sono rispettati i criteri dentro le aule dei metri quadrati per studente per la sicurezza e non sono rispettati neanche a tempo del Covid, perché mentre stiamo parlando le mascherine ci sono, ma c'è anche il Covid e c'è purtroppo una normativa che ha pensato in passato con la vaccinazione obbligatoria di risolvere il problema, facendo persino levando lo stipendio ad alcuni colleghi, ma in realtà oggi il problema rimane perché le scuole rimangono non sicure, non in sicurezza, e abbiamo un problema quindi di gestione del Covid che deve essere necessariamente rivisto. Nel pubblico impiego, soprattutto nel settore privato, è stato firmato dalle organizzazioni sindacali il protocollo sulla sicurezza, nella scuola no. Qualcuno del governo dovrebbe interrogarsi.